come prima tavola rotonda, oggi non vorrei sempre fare l'aggancio climatico, ma è la Russia, guarda caso. E allora io chiamerei subito il dottor Ferdinando Pelazzo, che è responsabile ufficio di rappresentanza a Mosca, poi il dottor Pierluigi Faggioli, che è il direttore generale della SEST LUVE Russia, e il dottor Vittorio Bertasi, che è l'amministratore delegato del calzificio Bellafonte. Vi abbiamo portato, ci confrontiamo con persone che lavorano in queste macro aree. Adesso vedremo, ci spiegherà Pelazzo un attimo di inquadramento di cosa sia oggi la Russia, di cosa sia per le imprese italiane e di cosa sia anche per una banca che lì sta operando. Allora, dottor Pelazzo, prego. Bisogna schiacciare qualcosa? Funziona? Si sente? Perfetto. Ma io direi questo. Beh, i dati macroeconomici l'avete probabilmente visti tutti. Il presidente russo ancora ieri, l'altro ieri, ha citato il fatto che la Russia è un paese che cresce, la Russia è un paese che ha una disoccupazione che sta scendendo, quindi la Russia in questo momento, prezzo del petrolio permettendo, ma anche dovesse esserci qualche segnale di caduta del prezzo del petrolio, comunque la Russia ormai si è diciamo aggiornata per poter superare eventuali problemi derivanti anche dal prezzo del petrolio, che è sempre stato il problema storico. Ecco, io però volevo sottolineare un altro aspetto. Quando si parla di Russia si pensa sempre a un paese unico. In realtà io direi che esistono più di una Russia, esistono le Russie, e le Russie esistono un po' sia geograficamente sia nel tempo e sia nello spazio. Nello spazio perché io sono da 16 anni in Russia, ho lavorato nella capitale del Kuzbass, che si chiama Kemerovo, è un paese, una città, tra l'altro anche molto bella, che però è a 4 ore di aereo da Mosca, e quando tu sei lì sei in un'altra realtà, sei lontano da Mosca più o meno quanto lo è Milano. L'unica differenza è che si continua a parlare in russo, ecco, però tutto il resto è un po' diverso. Sul discorso spazio io volevo sottolineare questo: la Russia è un paese che appunto in questi miei 16 anni di vita permanente in Russia, più un po' di altri anni spesi stando in Italia ma lavorando comunque sempre con l'allora Unione Sovietica, è un paese che impara molto e impara molto in fretta. Io vi voglio dare solo un piccolo esempio. Noi come rappresentanza, noi siamo solo una rappresentanza in Russia, però facciamo parte dell'Associazione Bancaria Russa e pressoché ogni 15 giorni al sabato dobbiamo fare delle riunioni con i restanti membri dell'associazione bancaria. E viene fuori che nel 98 io ho visto crollare il paese, crollare le banche, tutti, soprattutto la Banca Centrale, il Ministero delle Finanze, le stesse banche, le associazioni bancarie, perché erano due e lo sono ancora due, ma all'epoca erano due molto, che litigavano spesso l'una con l'altro, tutte queste strutture litigavano apertamente l'una con l'altra, cioè, ognuno cercava di salvare qualcosina, di fare bene il suo compitino, senza vedere che però il paese comunque crollava. Nel 2008 e nel 2004, quando ci sono state altrettante piccole crisi, nel 2008 più serie, nel 2004 probabilmente non so neanche quanta pubblicità sia stata fatta in Italia, però la Russia era già totalmente cambiata. Hanno creato una normativa sull'assicurazione dei depositi nel giro di pochi giorni. Nel 2008 non è fallita praticamente nessuna banca, salvo una che si chiamava Banca Elettronica, che però credo nessuno di noi se la ricordi. Per cui, ecco, quando parliamo di Russia dobbiamo pensare a un paese che cambia in un modo molto veloce, più veloce forse di noi. E che quindi la Russia di 3 anni fa non è la stessa di oggi e non sarà la stessa fra 3 anni. Così come anche nello spazio, ecco, bisogna tener conto che il paese grande fa un grosso sforzo di integrazione, ma esistono delle peculiarità locali. Direi basta per non tediarvi troppo. Ecco. No, molto questo.
No, dicevo, molto interessante, perché in effetti l'idea che ci si fa di questi grandi paesi è spesso molto segmentata. Cioè, alla fine uno conosce una piccola realtà, poi ti ritorna appunto una delegazione di imprenditori da una città di cui neanche uno si ricorda il nome e dice: guarda che ho visto la gente che era vestita come vestono a Milano. Ecco, quindi sono dei mercati che spesso magari non consideriamo neanche, invece sono ad altissima potenzialità. E allora andiamo a vedere un po' con due imprenditori che cosa succede quando ci si muove in Russia. Partirei con Bertasi e chiederei anche a Fagioli di spiegarci innanzitutto la loro attività. Buongiorno a tutti, mi chiamo Vittorio Bertasi, sono titolare del calzificio Bellafonte in Castel Goffredo Mantova, città della calza. Quindi produciamo calze, collane intimo senza cuciture di segmento medio-alto, e sono stato coinvolto oggi dai miei amici Ubi per raccontarvi la mia breve esperienza sul mercato russo. Ecco, diciamo che noi il mercato russo l'abbiamo approcciato nel 96-97 attraverso la Polonia, come allora, parlo sempre per il nostro settore, era... si transitava dalla Polonia, perché chi è piccolo e strutturato, non strutturato, doveva fare un percorso alternativo. C'erano pochi che andavano direttamente, anche perché la Russia fino al 2005-2006 era molto contingentata: o entravi da quelle due porte, e se eri piccolo ovviamente non avevi le risorse per poterlo fare. Abbiamo affrontato in quegli anni l'inizio, nel 98 ci è capitata subito la prima grande crisi russa che ha bloccato tutto, c'è stato qualche anno diciamo di alti e bassi, ma tutt'oggi non è che sia cambiato molto. La Russia è un bel mercato, io personalmente ci credo, perché nel nostro settore almeno abbiamo la fortuna che il Made in Italy è considerato molto bene dai russi, siamo anche stimati, insomma l'italiano in generale dai russi è apprezzato. E è ovvio che, cioè, anche noi con una piccola struttura, una piccola società, cerchiamo di approcciare per conoscenze. Siamo stati anche qualche volta aiutati dal gruppo Ubi, che spero che ci aiuti sempre di più, perché la piccola azienda ha tanto spazio per crescere. Il problema è che, visto questi paesi nuovi emergenti, la parte del credito è molto difficile, quindi rischiamo sempre o di fare credito anticipato, quindi con poco sviluppo, perché il cash purtroppo nei paesi emergenti lo fanno giorno per giorno, o le garanzie che complicano la vita, perché penso che sapete tutti meglio di me che la Russia, almeno parlo sempre per me, dobbiamo sempre transitare in offshore, perché quando la lettera di credito la confermano i primari istituti, però il problema è che in offshore... le società sono poco identificabili, e neanche la SACE, che abbiamo avuto anche qualche esperienza positiva, ma sulla parte ben identificata e di modeste dimensioni. Quindi per noi è importante avere un'assistenza da parte delle banche, perché l'unica salvezza nostra in Italia è l'estero. Cioè, questo penso che anche noi stiamo diversificando in diverse parti del mondo, e speriamo di trovare dei bei supporti, soprattutto dal gruppo Ubi. Noi ci lavoriamo da anni, ci troviamo bene, però spero che si riesca ad avere quel qualcosina in più che ci aiuti, ci permetta di espandersi, perché la piccola azienda veramente, anche se ha tanta voglia di fare, purtroppo con le burocrazie che ci sono, i costi, le dispersioni, si fa molta, molta fatica ad approcciare questi grandi mercati che saranno il futuro senz'altro. Grazie per il momento, poi torniamo proprio su queste difficoltà, poi come muoversi in certe zone. Fagioli, anche voi casualmente avete avuto come ponte
come Bertasi, la Polonia. Tra l'altro voglio ricordare un piccolo aneddoto. Un po' di mesi fa un nostro inviato è stato in Polonia, prima della grande crisi dell'estate, e ha fatto il suo reportage. A un certo punto è andato a parlare con il Ministero dell'Economia e dice: ma allora quando entrerete nell'euro? Quello l'ha guardato, fa: ma lei sta scherzando? Noi abbiamo i conti pubblici a posto, quindi possiamo svalutare come vogliamo, lavorare sulla leva della moneta, e per il momento vi ringraziamo e nell'euro non entriamo. Forse era uno dei segnali anche di quello che stava per accadere. Allora, Fagioli, la vostra esperienza. Vi spiego. Il nome è scritto qui. La mia società si chiama Sesta e facciamo parte di un gruppo più grande che si chiama Luve. Sono qui a Saronno. La Luve opera su diversi mercati e aveva già da anni un ufficio commerciale a Mosca. E noi abbiamo una fabbrica in Italia, una in Polonia, che l'abbiamo fatta nel 2002 e 4 anni fa l'abbiamo fatta in Russia. Ci siamo trovati subito bene, abbiamo superato la crisi di 3 anni fa in Russia, ogni anno raddoppiamo il fatturato. Noi siamo a 450 km sud di Mosca, una zona industriale speciale, che dimensione sono circa 10-12 km, tutta recintata, eccetera. Siamo andati in quella zona perché? Dove il costo è manodopera inferiore, ma soprattutto i rapporti con le autorità sono molto fluidi, mentre a Mosca ci sono certe difficoltà a Mosca. Ci troviamo bene, ogni anno raddoppiamo il fatturato, non abbiamo grossi problemi. Crediamo molto in questi paesi, noi lavoriamo in Russia, per la Bielorussia, per l'Ucraina, metà dell'Ucraina, perché metà dell'Ucraina preferisce non lavorare con i russi, anche se noi siamo italiani, ma preferisce lavorare con la Polonia e con l'Europa. Adesso incominciamo a lavorare con gli altri stati del CIS, Kazakistan, eccetera. Io ho detto solo due parole. Se qualcuno vuole fare delle domande, entriamo più nel particolare. Eccoci. Poi chiediamo al pubblico di fare delle domande. Pelazzo, allora, ma quando ci si vuole muovere in un paese del genere, il primo approccio qual è? Nuovo microfono. Ma allora, quando si parla per esempio di Russia, è ovvio che ci sono alcuni aspetti che sono diversi, anche proprio di tipo culturale. Noi coi russi ci capiamo molto bene, ma tante volte ci sembra di capirci, ci sono poi dei piccoli aspetti dove invece siamo diversi, ed è anche giusto che sia così. Quindi io direi che, per esempio, noi come rappresentanza facciamo in genere un po' da primo filtro. Il nostro lavoro è soprattutto il rapporto con le banche e soprattutto quello di fornire degli strumenti di finanziamento alle iniziative, sia alle iniziative di investimento e in particolare anche alle iniziative, direi quasi forse addirittura di più, alle iniziative di esportazione dall'Italia, perché oggi come oggi tutti sapete che per esportare bisogna anche il finanziamento, in qualche modo è un mezzo per vendere di più, per cui uno, se può andare dal cliente russo, soprattutto che produce macchinari e impianti, e può dire: guarda, io ti procuro anche un finanziamento dalla tua banca attraverso la mia, questo insomma pesa sul piatto della bilancia. Però, a parte questo, c'è anche tutto un discorso di, appunto, di pre-consulenza che noi diamo a chi viene in Russia ed è interessato a capirne di più del paese. Poi c'è tutto un discorso anche consulenziale più specifico. Allora, a quel punto non siamo noi come banca a poterlo fare, visto che la nostra, se vogliamo, expertise è più legata al mondo finanziario bancario, ma abbiamo dei contatti con società di consulenza, studi legali, che ovviamente poi forniamo a chi è interessato. Io direi quindi che partire e dire: io vado in Russia, forse vale la pena magari fare un viaggio e cominciare un po' a bussare a qualche porta, avere un minimo di idea del paese, non tanto per quanto riguarda la Russia, non solo di Mosca, le regioni si stanno sviluppando non male, però direi cominciare magari ad andare a Mosca, bussare a qualche porta, avere una prima infarinatura e poi magari vedere un pochettino come procedere, seguendo magari appunto
studi di consulenza, rapporti con le banche, noi diamo anche dei contatti ovviamente con le banche locali, in modo da evitare al massimo i rischi che ci possono essere in questi paesi. Ma ripeto, io ho una, nonostante quello che spesso sento dire dai clienti, i russi sono un buon pagatore, il russo non è un bandito che non paga. Certo, se non hai soldi magari non paga, però finché può paga. Quindi io non mi sento di avallare alcune affermazioni che spesso sento dire in giro, che se vai in Russia insomma rischi di non ricevere i soldi, eccetera. Devo dire che nella mia esperienza, che è abbastanza lunga, questi casi sono stati molto molto contenuti. Grazie, molto interessante. Ritorneremo anche su questi punti, perché sentendo le testimonianze, tra l'altro, dei nostri imprenditori, la logica della distanza non esiste più, insomma. Vedere che 500 chilometri per noi sono un'infinità, mentre lì sono solo un trattino, ecco, sulla cartina geografica. A proposito di trattino, Bertasi, ecco, voi commercializzate un prodotto. Ecco, come avviene la ricerca, il posizionamento, com'è la concorrenza? C'è una concorrenza leale o sleale da questo punto di vista? Beh, anche qui ci sarebbe tanto da dire. Innanzitutto noi siamo sempre partiti da conoscenze o da missioni. Recentemente abbiamo fatto una con Probrixia, che devo dire è stata anche positiva. E il nostro prodotto, puntiamo molto al target ovviamente medio-alto, è l'unico modo per salvarsi in Italia. Il Made in Italy è ancora apprezzato per il momento, anche se con tanta gente, cioè poco controllo delle dogane, concorrenze sleali da parte di alcuni paesi, vedi la Cina in primis, ci portano anche noi piccole aziende praticamente ad avere a volte qualche problemino. Puntando al segmento medio-alto, in Russia diciamo che ad oggi non sono strutturati come noi in Italia, cioè è ovvio, e non riusciamo neanche noi a controllare. L'ideale sono le boutique, il segmento medio-alto, però purtroppo abbiamo appena avuto riscontro che vanno a finire a volte anche nei bazar delle stazioni, dei metro, che dove trovano un afflusso anche di vari tipi di persone. E devo dire che in proporzione a noi, le donne russe, soprattutto le giovani, spendono a volte anche tre quarti di stipendio per i prodotti belli, insomma. E quindi da quel punto di vista lì, per noi è un mercato interessante. Anche se negli anni vedo che non si riesce a consolidare, cioè un anno hanno i soldi, riparte. Sul discorso che diceva il dottor Pelazzo, sono buoni pagatori, cioè buoni pagatori dal punto di vista che non sono quelli che trattano il centesimo, devo dire di sì. Dall'altra parte, come pagatori, cioè a volte sì dai, preparami la proforma, e passa due mesi e cioè devono aspettare di raccogliere. Cioè sulla programmazione del credito, purtroppo parlo sempre ovviamente per le mie esperienze, di comunque a volte anche sentendo anche i colleghi di beni di consumo di genere uguale al mio o facsimile, cioè c'è sempre questi problemi. Ovviamente chi è strutturato, che ha un'azienda là, non può avere la stessa problematica, ecco. Quindi Pelazzo, abbiamo un doppio approccio, no? Adesso poi sentiremo con Fagioli, che ci racconta proprio la realizzazione di un'unità produttiva in loco. Però appunto questa diversità che segnalava Bertasi tra il commerciale, definiamolo così, e il produttivo, che entra poi appunto nel perimetro del giro dei pagamenti, così come sta evolvendo? Solo per chiarire quello che avevo detto prima, forse non mi sono spiegato bene, nel senso che io intendevo dire che il russo è un buon pagatore, nel senso che se hai soldi paga, cioè non, se hai soldi non cerca di non pagare, ecco, in questi termini. Poi è vero però quello che diceva il dottor Bertasi, cioè uno dei problemi che c'è in Russia è quello che non è i ricavi e l'utile, che sono alti. C'è un problema talvolta di liquidità, di matchare i flussi di incasso con i flussi di uscite.
E qui i russi risentono un po' della, se vogliamo, del fatto che non sono tedeschi e quindi che non sono tanto bravi nel pianificare. Pianificano, ma poi non riescono spesso a fare i conti con i vari flussi. Il sistema bancario sta cominciando adesso a dare una mano alle aziende, però bisogna anche considerare che il sistema bancario, c'è stato un periodo che era molto caro, era quasi off limits per le aziende russe. Le aziende russe spesso non andavano in banca perché magari usavano anche dei canali un po' particolari per acquistare, diciamo, la merce, e tutto questo impediva poi la possibilità di andare in banca, perché parliamoci chiaro, se io sdogano in un modo grigio la merce, poi però non posso andare in banca ad aprire una lettera di credito, non posso andare in banca a fare una garanzia, perché la banca mi dice va bene, fammi vedere il contratto, io magari il contratto non ce l'ho. Quindi ecco, questi problemi, un po' per colpa delle banche, un po' per colpa delle aziende, un po' per colpa del sistema in generale, questi problemi di matchare invece i flussi di liquidità ci sono, per cui è vero quello che diceva il dottor Bergstasi, il russo dice io ti pago, però in questo momento non ho i soldi e dammi ulteriore respiro, ed ecco perché spesso chi lavora con la Russia l'avrà verificato, la richiesta di credito tra virgolette commerciale è un po' una delle cose tipiche, si comincia col pagamento tutto anticipato, poi un bel momento cominciano a chiedere un minimo di credito commerciale, ma proprio perché questo permette di riuscire a incassare e di poter rimborsare. Questo direi che le due cose in qualche modo sono entrambe vere, ecco. Allora Fagioli, dicevamo, realizzazione di un'unità produttiva comporta anche il confronto con professionalità diverse dalle nostre, quindi come avete agito? Avete portato un nucleo di istruttori? Entro un po' più nei particolari. Intanto vi dico che cosa facciamo. Noi facciamo batterie di scambio termico per il condizionamento e refrigerazione commerciale, ossia evaporatori e condensatori per i banchi frigoriferi, dai supermercati agli armadi, eccetera. E perché siamo andati in Russia? Perché è un paese grande. Prima vendevamo pochissimo dall'Italia e molto più dalla Polonia. Però chi riceve i nostri prodotti deve pagare dogana anche 20%, più il trasporto. Per cui facendo due conti dice conviene costruirla. E siamo andati là. I margini sono buoni. Pagano il 90%, paga all'ordine massimo 50 all'ordine, 50 prima della consegna. Qualcuno fedele può pagare fino a 30 giorni dopo, come massimo. Perché sono buoni i pagatori? Altrimenti non diamo il materiale. Che problemi abbiamo avuto da là? Beh, prima abbiamo preso informazioni. Tanti nostri clienti avevano già delle aziende là e quasi tutti le hanno perse. Perché? Perché avevano nominato direttore generale un russo. Io non sono direttore generale in Russia, sono dei soci. Perché quando il russo è direttore generale è preso dal desiderio, del libidine di vendere l'azienda. È successo tante volte. Quindi chi va là deve avere tutto in mano, essere socio al 100% o quasi. E il direttore generale, mentre in Italia ha un campo ristretto d'azione, la può vendere anche l'azienda. Per cui deve essere un direttore generale che o russo o italiano, meglio, che parli russo, che conosca l'ambiente, che ha la nostra psicologia per intendersi anche per telefono e che sia fedele, perché altrimenti vende l'azienda. Che problemi ha avuto andare là? Direi non molti. Prima aveva fatto indagini vicino a Mosca e lì forse c'è un po' più di corruzione, più difficoltà. Allora siamo andati a 450 su di Mosca, dove c'è anche l'Indesit Merlone. Abbiamo fatto indagine, loro non hanno avuto grossi problemi, come noi ne abbiamo avuto quando siamo entrati. Mai pagato una lira, che è strano per la Russia. Siamo in una grossa zona industriale, lunga 10-11 chilometri, tutta recintata, dogana interna, eccetera. Inizialmente qualche problema di dogana, perché non ci conosceva, perché quando arriva del materiale vogliono sapere anche, perché lo spediamo anche dall'Italia,
vogliono sapere cosa abbiamo pagato dall'Italia o dalla Polonia, perché in Russia non troviamo la materia prima rame e alluminio e là i prezzi sono più alti, quindi non credevano alla nostra fattura. Però documentati ci siamo capiti e adesso non abbiamo più problemi. E problemi con le persone. Noi siamo vicino a un grosso combinat che lavora nel campo della siderurgia. Hanno 33.000 dipendenti, quando ogni tanto ne prendiamo uno tra i migliori e come capi reparti e operai non abbiamo problemi. I problemi nascono a livello di capo officina, di direttore generale, direttore di produzione, eccetera, che bisogna costruirli. Perché là, per esempio, il controller, non esiste il job del controller, quindi bisogna costruirli tutti. Allora noi li portiamo in Italia, stanno qui 6 mesi, 8 mesi, ci parliamo in italiano e non in inglese perché i nostri collaboratori in Russia devono parlare anche con gli uffici tecnici, con la qualità, eccetera, che abbiamo tutte centrate in Italia. Tutto il resto viene dall'Europa e quindi noi partiamo con un handicap positivo perché i nostri competitor devono pagare trasporto e dogana quando arriva dal cliente. E quindi c'è un vantaggio. Gli utili ci sono, per ovvi motivi, perché siamo là, crediamo molto, come ho già detto. Se avete qualche domanda particolare, più specifica, ve la dico io. Grazie. Prego. Grazie. Pelazzo, quando ci si muove in un paese sicuramente dai contorni ancora ben da definire, al di là dell'aspetto anche banca, quindi appoggio bancario, serve poi anche una filiera professionale attorno dal punto di vista legale, eccetera. Ecco, voi come vi muovete? Guardi, noi abbiamo, essendo lungo degenti in Russia, abbiamo ormai contatti con un buon numero di società di consulenza di vario tipo, alcune di origine ovviamente italiane, direi tutte quelle di origine italiane, altre tipicamente russe, e un po' a seconda dei casi, anche a seconda delle necessità del cliente, cerchiamo di fornire quelli un consiglio su quelle che a nostro giudizio per quel particolare tipologia di intervento sono le migliori. Io qui dividerei sempre il discorso tra, direi che il dottor Bertasi e il dottor Fagioli rappresentano un po' i due tipi di approccio alla Russia, l'investimento o la vendita. Chi vuole andare a vendere ha problemi decisamente minori, è tutto un discorso più, in genere un discorso commerciale, si tratta di trovare dei distributori, di trovare degli agenti, di trovare dei sistemi di pagamento che siano di interesse per la controparte russa. Chi fa un discorso di investimento ha tutta una serie di problemi di altra natura, perché bisogna costituire una società, bisogna spesso, questo si può fare anche nel caso commerciale, però in genere quando si fa un investimento è obbligatoria la costituzione di una società, è necessario pensare a tutta una serie anche di problemi di carattere logistico, ai problemi di, un problema che è tipico è proprio il problema degli allacciamenti, sembra una stupidaggine ma il problema non è solo quello di trovare il terreno e più o meno la zona dove uno vuole andare, è anche capire, soprattutto capire in anticipo, quanto poi costerà l'allacciamento del gas, l'allacciamento della luce, l'allacciamento. Questi sono i problemini a cui poi bisogna pensare molto in anticipo, perché quando uno ha già costruito le infrastrutture, poi dopo è tardi per ripensare alle collocazioni. Ecco, quindi io direi che a seconda poi di quello che serve al cliente si cerca di dare dei consigli sulla base di quelli che sono appunto le conoscenze che nel tempo ci siamo un pochettino costituiti. Grazie. Bertasi, ecco, voi avete una dinamicità diversa ovviamente da un aspetto produttivo che ha una base vera e propria. Ecco, quali sono le zone secondo voi più interessanti attualmente in Russia? Beh, sicuramente Mosca, perché Mosca ancora ad oggi attira tutti i rappresentanti degli ex CIS, Uzbekistan, Kazakistan, e quindi da lì sei un punto di visibilità per tutto il mercato che arriva fino all'Alaska, insomma. Però ovviamente
Mosca rappresenta il 70-80%, ci stiamo ampliando anche su San Pietroburgo, perché via camion spesso per problemi di dogane entrano da Amburgo e fanno scalo da San Pietroburgo. Ci stiamo sviluppando anche su Ekaterinburg e Novgorod, che sono centri abbastanza popolati e dove lo sviluppo in genere dei beni di consumo, essendo in scia gli investimenti che hanno fatto le multinazionali, noi dobbiamo stare sempre un po' in scia dove costituiscono delle fabbriche e funzionano, dopo parte il consumo a distanza di qualche anno, poi riusciamo ad andare. Ecco, la parte invece è quella della Siberia, parte Novosibirsk, che qualcosa si fa, più si va in là nelle steppe, ovvio che lì, però per dire, stiamo vendendo anche in Mongolia, in Kazakistan, quindi ci stiamo attrezzando anche su quei paesi, insomma. Ecco, mi sembrava interessante anche capire l'aspetto, mi si passa il termine politico, Pelazzo, ovviamente non le chiedo di entrare in una valutazione politica, però questa espansione all'interno della Russia, delle aziende italiane, come è vista voi che avete insomma un'interfaccia quotidiana, ecco, anche col mondo politico russo? Guardi, io posso dire questo, tanto in Russia non ci si sente stranieri, è un paese che ci vuole bene, è un paese dove gli italiani sono addirittura visti un po' come dei super uomini, per cui in qualche modo è forse il paese che in assoluto ci considera, alle volte ci considera per esempio più di quello che meritiamo. Quindi sotto il profilo politico basta arrivare e presentarsi da un governatore che ti riceve molto, quasi sempre abbastanza facilmente. Credo che sia più difficile andare a farsi incontrare un governatore italiano, ma forse pecco perché vivo da troppi anni in Russia, però la mia sensazione è questa, ecco, che non è difficile incontrare un governatore di una regione russa. Quasi sempre queste persone che si incontrano conoscono bene l'Italia, hanno comunque perlomeno sentito parlare, sanno un po', hanno letto degli scrittori e dei loro politici che erano venuti in Italia, quindi è una cosa che effettivamente stupisce anche noi italiani. Io faccio solo un piccolo aneddoto, credo solo un minuto. Io non credo quanti italiani di Milano sanno che il castello di Milano è stato fatto dallo stesso architetto che ha fatto il muro del Cremlino a Mosca. Tutti i russi lo sanno, gli italiani quasi mai arrivano a Mosca, poi quando glielo dici dicono ma sì, in effetti ricorda un po' il castello sforzesco, ma nessuno sapeva che era stato fatto dallo stesso architetto, i russi lo sanno. Per cui si parte da una base di grandissima apertura. Credo sia in assoluto il paese che ci vuole bene proprio così, per il fatto che siamo semplicemente italiani. Quindi ovviamente al di là poi delle questioni politiche, di chi vince le elezioni, del governatore, che sia di un partito o di un altro, poi insomma in Russia tutto è molto pianificato da tempo, quindi più o meno tutti sappiamo già chi saranno i futuri governatori, chi saranno i futuri presidenti, eccetera. Tutto sommato però, indipendentemente, direi che il rapporto con l'Italia è un rapporto eccellente. E questo oltre a dirlo io, che insomma faccio rappresentante di una banca, credo che tutti gli ambasciatori italiani che si sono susseguiti dal 96 ad oggi abbiano più o meno tutti sempre detto la stessa cosa. Ecco, quindi direi che non è solo la mia opinione. A livello locale io ho sempre visto una estrema disponibilità, questo indipendentemente poi dai colori politici dei singoli governatori, delle singole strutture. Estremamente interessante, perché appunto essendo un mercato così vasto, poi quando si va a trattare eccetera, ci sono delle domande vostre? Sui nostri imprenditori sono disponibilissimi. Fagioli, ma un altro stabilimento non lo aprite? Ah, ecco, poi gliela faccio dopo. Prego. Beh, noi siamo aspetti, prima prego. C'era, diamo la parola.
arriva. Siamo un po' scarsetti con i microfoni, qui sono tempi di crisi, vedo che... due domande, una a livello di contrattualistica. Quando noi facciamo un contratto o una, otteniamo un ordine da un cliente, è sempre il cliente che stila un contratto e ci impone un contratto. La nostra conferma d'ordine non serve assolutamente a niente, non viene ritornata firmata e via dicendo. Quindi la gestione dei contratti di vendita, ed ogni vendita è un contratto, diventa sempre un po' complicata. Noi abbiamo cercato di impostare tramite i nostri agenti dei contratti che fossero un pochino più favorevoli a noi, però in realtà poca soddisfazione. Sono tra l'altro contratti che prevedono delle penali nei ritardi di consegna, peraltro non prevedono delle penali nei ritardi dei pagamenti, e questo evidentemente è un unilaterale. Seconda cosa, noi avevamo valutato l'ipotesi di installare una unità produttiva in Russia. Ci ho pensato 6 mesi, dopo mi sono scoraggiato, perché tutte le informazioni che mi hanno dato mi hanno dato che forse era meglio andare in Sicilia, ecco, che non in Russia. Mi incuriosisce però la storia vostra, perché mi sembra di capire che siete nella zona di Nizhny Novgorod, in quella zona lì più o meno. Noi siamo microfono bene a Lipez, a 450 km a sud di Mosca. Il paese, scusi? Lipez. Ecco, le persone che avevamo incontrato a livello locale, molto disponibili, poi molto francamente ci avevano fatto capire che c'era bisogno di qualche extra da poter ottenere, e questi extra mi dava l'impressione che iniziavano e non finivano più. Grazie. Allora, per la prima domanda, contratti. Le banche pagano non in base alla nostra fattura sì, ma guardando il contratto. Non hanno avuto grossi problemi, stando in Russia, ma anche prima dalla Polonia, perché i nostri clienti avevano bisogno di noi, dei nostri prodotti, quindi si poteva facilmente cambiare il contratto. Il nostro è un prodotto semplice. Per la seconda domanda, non abbiamo avuto problemi. Non abbiamo speso una lira sotto banco. Però siamo andati a Lipez, perché a Mosca molti ci hanno parlato di queste differenze. E come ho detto prima, un nostro cliente italiano ha perso 2 aziende perché aveva un direttore generale, 2 direttori generali disonesti che hanno venduto l'azienda. Adesso sono di nuovo in Russia, 100% loro. Il libro starà molto attenti. Avere il direttore generale, una persona affidata. Altra domanda? Basta? Quindi si faccia dare bene l'indirizzo di questa città. Ce ne sono tante, eh? No, ma infatti... Però bisogna essere... No, ma questo dimostra, scusi, la validità veramente di un incontro simile, cioè andare alla verifica di quali siano le opportunità che esistono in zone sterminate da questo punto di vista. Soprattutto non ci si può più muovere come una volta, parte l'imprenditore alla ricerca del mercato. Un conto era la Germania, un conto era la Francia, sono stereotipi ma anche veri, perché il passato è stato così. Adesso si affrontano mercati, vedremo poi anche nelle altre tavole rotonde, incredibili, con diversità magari da una città all'altra, e quindi magari andare insieme a realtà che già ci lavorano diventa fondamentale, capire, perché può diventare discriminante il fatto che magari per lei era un'opportunità fantastica aprire un'attività produttiva lì, ha deciso no, non voglio mica finire taglieggiato per tutta la vita, insomma, quindi preferisco mettermi da un'altra parte, e magari appunto a 400 km di distanza c'era un'opportunità diversa. In effetti siamo nel mondo della conoscenza e della comunicazione, ma ancora tanti dati ci mancano. Cosa dici? Io aggiungo solo questo. Noi come l'abbiamo impostata? Che la capogruppo italiana, ufficio tecnico, progettazione qui, controllo di gestione e controllo di qualità. Ogni giorno noi sappiamo quanto producono e cosa vendono.
nei primi 3 anni seguivo io tutta la parte commerciale, quindi i prezzi li fissavo io, tutto in bianco, condizioni di pagamento, eccetera. Adesso ci stiamo allargando con area manager e per l'Europa che seguono anche, sales manager che seguono anche la Polonia. Ci stiamo organizzando però per la Russia. Però va tutto controllato in prima persona o con i nostri collaboratori. Non bisogna lasciare carte bianche che facciano, anche per insegnare. Ma una volta insegnato, messi i paletti, loro si devono rimanere in quelle condizioni e poi tutto funziona. Ecco, il controllo ferreo di Fagioli, prego. Aspetti un attimo, se no non la sentiamo. Allora, teoria Fagioli, Italian style, old style, non mollare assolutamente il controllo dell'azienda, ma che non è anche sbagliato, a seconda del territorio in cui ci si trova. Prego. Niente, volevo semplicemente chiedere, che mi interessava invece sentire il parere di Bertasi sulle stesse domande, fondamentalmente, visto che hanno due realtà, cioè a me interessa quella commerciale. Ma in effetti è un po' diverso il mio caso, nel senso, allora effettivamente dall'anno scorso che hanno messo in piedi il sistema delle dogane unite, anche i nostri che normalmente si lavora in offshore, stanno tentando, però anche per noi piccoli è un casino, perché contratto in bilingua, le tue conferme d'ordine non ci interessano niente, si sta in giro dei mesi, firme, controfirme, vogliono sapere addirittura i pesi, lordi, netti, dove sono in balli di cartoni che sono soggetti, anche se li lasciano fuori e prendono l'acqua, e mi è capitato ancora che li hanno fermati perché non si trovava il lordo dal netto. E questo complica tanto, cioè difatti anche noi alla fin fine, beh, fate come volete, però cioè, organizziamoci, cioè oggi chi sta cercando di regolarizzarsi sui beni di consumo ha questo enorme problema. È di difficile gestione, perché noi di qua non sappiamo come fare, di là loro sono le prime esperienze e sono, se sbagliano tanto così li multano al 50% del valore, e questo dopo ti ferma per 6 mesi, perché dopo ti blocchi, devi aspettare dei reset e alla fin fine si ritorna ancora come prima per sbloccare. Quindi questo io mi auspico che magari con l'appoggio di qualche istituto, con qualche studio di consulenza, però è di là, perché noi di qua non sappiamo bene effettivamente come ci si può muovere, noi ci appoggiamo di là, stiamo nelle loro mani, quindi è difficile rispondere con una soluzione adeguata. Anche noi cerchiamo sempre di forzare e che trovino loro una soluzione, perché noi più di segnalargli a volte la banca, ma la banca è sempre relativa, perché se non si mettono a posto loro quei documenti tutto decade. Le banche qua sono disposte se c'è una cosa con una banca primaria russa, però se alla fin fine manca una virgola tutto si ferma. Anche con la Bielorussia la stessa cosa, Kazakistan la stessa cosa. Se fai le cose ufficiali nel nostro segmento, che non hai, cioè che andiamo per vendere, no? Quindi abbiamo bisogno di un importatore, anche se è strutturato, però ci si ferma sempre. Almeno ad oggi la situazione è questa. Io spero che anche noi potremmo fare molto di più, preferirei onestamente anch'io che fosse tutto ufficiale, che così almeno non c'è le fisime, che poi arriva l'agenzia delle dogane e ti dice: ma i pagamenti da dove arrivano? Dappertutto fuori che dalla Russia. Cioè, se devo anche, ora ci hai detto, a chi mi paga in anticipo, che ho già i problemi di chi non mi paga, scusate che bisogna, sarà un problema di là, che vadano a verificare come fanno. Eppure noi siamo, anche oggi, nonostante cerchiamo sempre, siamo un po' bloccati, e questo ci fa fare i salti, 6 mesi lavori, 6 mesi no, 6 mesi lavori, non riusciamo a consolidare. Ecco, Pelazzo, perché mi sembrano elementi estremamente interessanti e critici. Allora, sui pagamenti volevo appunto dire due cose, perché tanto per fare un po' di chiarezza. Allora, intanto distinguiamo beni di consumo da macchinari impianti. Macchinari impianto normalmente
parlavamo prima di contratti, è prevista una contrattualistica che deve essere fatta per legge in un certo modo, quindi deve esserci questo contratto scritto in russo, in inglese, russo, italiano. E ovviamente quando si parla di impianti che poi necessitano anche di un dopovendita, tutto fila liscio. Il contratto c'è, viene fatta la lettera di credito, noi la finanziamo, perché chi compra è interessato poi ai servizi dopo vendita, quindi è interessato a comprare dallo straniero e quindi si sobbarca lo sdoganamento regolare e ovviamente può andare in banca a far aprire le lettere di credito e noi le finanziamo e tutto va a posto. Un problema un po' diverso è quando uno compra beni di consumo, perché quando compra dei beni di consumo spesso non fa un ordine così come dovrebbe fare secondo la normativa russa, ma lo fa con un Excel, un fax, un ordine che va benissimo per noi ma non va bene né per loro. E lo fa e quindi lui poi alla fine si ritroverà ad aver comprato, sì, aver realmente importato, ma avere in realtà poi però ufficialmente comprato all'interno della Russia stessa. Questo sistema è classico sistema cosiddetto del broker, per cui in qualche modo si compra sdoganato e ovviamente questo crea tutta una serie di problematiche che erano quelle che accennava il dottor Bertasi, crea delle problematiche a noi come banche, tanto per primi, perché noi non abbiamo la possibilità di intermediare l'operazione con le altre banche russe, perché io che compro non ho di fatto importato dal paese, quindi non ho un contratto di importazione. Ecco che però questo va visto come una difficoltà che il sistema comporta, perché molto spesso lo stesso russo che compra non è che vuol fare il furbo, è dentro un sistema dove se lui compra quel prodotto attraverso la via legale rischia che poi però magari va fuori mercato o che magari la merce gli rimane ancora di più in dogana di quanto non gli rimane con il sistema, diciamo, velocizzato. Per cui ovviamente questi sono problemi che esistono, però ripeto, l'Italia esporta un 50% di impianti macchinari e un 50% di beni di consumo e lo continuiamo a fare, ecco. E l'italiano tutto sommato grossi problemi non li ha. Per chi invece fa degli investimenti, onde evitare tutte queste problematiche, quello che io consiglio sempre un po' a tutti è che una cosa che sembra strana, ecco, si dice sempre che gli italiani sono ammanicati coi politici, però poi gli italiani quando vengono in Russia fanno di tutto per non avere rapporti coi politici. Io quello che dico è che al contrario, cioè quando un italiano pensa di fare un investimento, soprattutto se produttivo, deve tranquillamente anche andare, prima ancora di cominciare, andare dal governatore, spiegare il progetto e con questo sistema si crea tutta una serie di possibilità poi di evitare tutti questi rischi successivi, perché in Russia, che è un paese abituato un po' al fatto che tutto parte dall'alto, quando uno si è creato questo tipo di problematiche, se poi ha degli incidenti di percorso, chiama qualcuno semplicemente in modo legale, senza fare niente di strano, chiama il governatore, il vicegovernatore, il consulente con cui aveva parlato e questa persona quasi sempre gli risolve il problema. Ecco, quindi ecco, io consiglierei, soprattutto chi vuol fare delle iniziative di carattere produttivo, o si punta sulle zone economiche speciali oppure avere anche un rapporto a livello locale, prima ancora, proprio di presentazione dell'idea del progetto. Ci sono altre domande? No, perché mi pareva appunto interessante e importante proprio questo, andare di persona. A un certo punto non si può studiare a tavolino una strategia di penetrazione in un mercato così delicato, soprattutto con le diversità che ci sono. Voleva dire qualche cosa? Io vorrei aggiungere solo un pensiero mio. Qui in Italia c'è tutto, c'è maggior produzione rispetto alla richiesta e quindi si fa fatica dappertutto, a parte le difficoltà politiche della burocrazia. Là è un paese enorme e hanno bisogno di tutto. Bisogna andare là. Bene, io direi che di tirare la sintesi un pochettino di questa prima tavola rotonda che è stata estremamente interessante.
i nostri relatori ci hanno permesso di fare un viaggio attraverso una strana cosa, insomma, perché alla fine quando si parla di paesi come la Russia, appunto, noi dice sì Mosca, sì San Pietroburgo, va bene, diamolo per scontato, ma tutte queste città che sono state nominate, queste realtà, le zone speciali produttive dove appunto vengono accolte le imprese straniere, le difficoltà per entrare in società con altre realtà russe, la burocrazia, la corruzione che sotto traccia c'è sempre, ecco, è tutta una valutazione che ci permette però di avere una piccola cassetta degli attrezzi, no? su questo grande paese che, come abbiamo visto, rappresenta una potenzialità incredibile. L'importante è andare preparati, proprio vero questo qui, ormai non ci si può più muovere in modo così eccentrico. Prima bisogna studiare una strategia, bisogna fare riferimento a chi ha in mano delle valutazioni economiche, strategiche, soprattutto aggiornate, perché certe volte capitano dei report che magari risalgono 3-4 anni prima, in 3-4 anni abbiamo visto cambia il mondo. E da questo punto di vista ecco che allora si comincia ad avere un quadro abbastanza definito, insomma una delle sfide che secondo me vale la pena raccogliere. Grazie.